Quindi, una volta uscito, stavo dicendo, da Via Tasso, papà è stato portato a Regina Coeli nell'infermeria perché era ridotto male, poverino. E che cosa è successo nel frattempo? Dato che Roma era sotto l'occupazione nazista con il tenente colonnello Kappler, che era una persona abbastanza feroce perché lui doveva fare carriera, era una persona che si doveva mettere molto in vista. E nel frattempo che cosa è successo questi? Che gli alleati ormai stavano risalendo, sbarcati in Sicilia, stavano risalendo l'Italia per liberare, e lì c'era il generale Clark in particolare che mirava lui a liberare Roma e stava risalendo. E cercavano di sollecitare i romani il più possibile, di dire dateci una mano, cercate perché Roma stava stando sotto assedio nazista, facevano il bello e il cattivo tempo, perché facevano le arretrate per strada, fermavano gli autobus e portavano via chi volevano, insomma. C'era un qualche cosa che si stava scaldando, insomma. E poi ecco, avevano già fatto le deportazioni, quindi che cosa succede? Allora, che un gruppo dei GAP praticamente, che c'era Salinari, Bentivegna, insomma, decidono di dare una dimostrazione ai tedeschi, va bene, che Roma era viva, che loro non potevano stare tranquilli, tant'è vero che Roma come città aperta i tedeschi non la rispettavano perché ci passavano con mezzi militari, deposito di armi, facevano tutto quello che volevano. Allora il 23 marzo, che era il 25esimo anniversario della costituzione del partito fascista, dei fasci combattenti, decidono di fare un'azione. Qual è l'azione che mirano? Kappler, che dava la caccia ai partigiani, aveva fatto venire qualche giorno prima su da Bolzano, dall'Alta Italia, il battaglione Bozen, che il battaglione Bozen era stato addestrato per dare proprio la caccia ai partigiani, insomma. Il battaglione Bozen viene a Roma e si comincia ad organizzare per fare il suo lavoro. Il battaglione Bozen passava tutti i giorni per Via Rasella, che Via Rasella c'era il cambio della guardia verso le 2, c'era questo 153 uomini che facevano il cambio della guardia passando per Via Rasella e dovevano marciare per ordine che avevano, marciare forte, battere i piedi forte e cantare a voce alta in modo che tutta la popolazione fosse intimorita. Allora, il 23 marzo, all'ora di pranzo, dopo che hanno fatto delle prove, questo gruppo di partigiani dei GAP, 15 persone circa, si attestano a Via Rasella. Va bene, uno si mette all'inizio della via che doveva dare il segnale quando arrivava. Però il battaglione Bozza a un certo punto, allora stabilità non passa, quel giorno caso strano non si sa che cosa era successo, a un certo punto quando l'azione la stavano per rinunciare, sentono il battaglione che arriva, il segnale parte, Rosario Bentivegna, che era un ragazzo di 19 anni, studente di medicina, accende la pipa e calcola il tempo per accendere la miccia della bomba che avevano preparato, una bomba artigianale dentro la spazzatura, dentro un carrettino dell'immondizia, insomma. Quindi, mentre il battaglione marcia attraverso Via Rasella, al momento preciso, quando era stato stabilito il tempo, scoppia la bomba, insomma. Voi immaginate e prende in pieno questo battaglione, di cui rimangono subito 23-24 persone, rimangono subito per terra morte, insomma. E che cosa succede? Dato che stavano festeggiando, Via Rasella è una strada che sta al centro di Roma, sta vicino Via Veneto, dove c'è l'hotel Eccelsior, e lì c'erano tedeschi e gerarchi fascisti che stavano festeggiando proprio questo anniversario, 25 anni della costituzione del partito fascista dei fasci combattenti. Si riversano subito sul posto, vedendo quella scena la rabbia è tanta.